Sto queste preparando flashcards che... perché oggi affronteremo la parolina can. Can in senso di ability, quindi cosa so fare, cosa non so fare. E quindi poi le ritaglierò. Qui ci sono i disegnini e porterò ovviamente la palla da basketball, la racchetta da tennis. Ho dimenticato il baseball, che c'ho pure la palina da baseball, e con il daddy abbiamo tutti gli sport possibili e immaginabili. E gli occhialini e dance ci sto io, ballo io, quindi figuriamoci. Anche sul sing non ho problemi. Jump and run forse qualche. Fly proprio no. Eccoci qui che stiamo giocando con le nostre flash card. Vi vorrei far vedere, ovviamente fatte da Nicole. Guardate qui che meraviglia. E adesso giocheremo con il build sentences. Quindi loro pescheranno un subject pronoun, un soggetto, pronome soggetto, perché ho iniziato ad introdurli, ovviamente giocando. Ecco qui, e poi can or can't, quindi segnati con il verde e con il rosso, e poi una activity, e quindi una di queste. Vediamo, are you ready to play? Yeah! Let's see. Ok, go. You can choose one of them. Choose. You can choose one of them. Go. Your choice. And this is the first step, ok? First step, go. Now. Can or can't? What do you think? Go, he's thinking. You, okay, can't. Over here, right here. Okay, go. Sono tutti qui in cerca. Sure, of course. You can choose wherever you want here, okay? Go, okay. You can't fly. Very well, Mario, good job. Lui ha scelto you can't fly. Ok, yeah, sure, your turn. Ovviamente stanno vedendo, posso fare io. I can. Good job, very well. E lui ha scritto, ha scelto I can dance. My favorite one. Very well, ok, now Matilde, you ready? Okay. You, let's see. È importantissimo farli giocare sulla costruzione della frase e poi ovviamente ci sarà la parte comunicativa e quindi faremo un gioco di ruoli proprio per utilizzare questa carta. Ok, let's see, Matilde, you can swim. Very well, il primo step, quindi hanno costruito le loro frasi brevissime. Adesso io dico la frase, quindi con l'azione, loro non solo devono costruire la frase, ma la devono anche mimare. Quindi adesso ho chiesto ad Alessandro, I can't dance. E quindi Alessandro adesso dovrà costruire la frase con I can't dance e poi dovrà ovviamente ballare. Kale, cantiere! Ognuno di loro ha un subject pronoun. Ok? Adesso formeremo delle frasi. Non lo posso dire in italiano perché allora io lo devo spiegare in inglese. Formeremo delle frasi utilizzando i bambini reali. Quindi ognuno di uno di loro prenderà un bambino e poi prenderà l'azione e formerà la propria sentence. Are you ready? Yeah!